Il turismo culturale come promettente risorsa su cui investire anche in Liguria. Se ne è parlato a Genova alla Borsa internazionale del settore che ha seguito per noi Giorgina Zapparoli. Il Grand Tour come ispirazione per un turismo più esperienziale e coinvolgente è la suggestione emersa dal convegno sul turismo culturale promossa da Mirabilia, la rete di camere di commercio per la promozione dei siti UNESCO. L'Italia non è solo Firenze, Roma o Venezia, ma esiste una grande Italia che non è spolarizzata su quei tre centri lì. Di lì è nata tutta una rete, da 5 camere di commercio all'esordio. Siamo diventate prima 18 e diventeremo 20, ora gli amici francesi ci stanno mutando il modello, insomma è un progetto di successo. Con i Rally Days gli operatori venuti da tutto il mondo hanno potuto vedere un esempio virtuoso di valorizzazione, un modello Genova con la cultura come volano. Non c'era posto migliore, quello di Genova, per poter ufficializzare l'internazionalizzazione di questo progetto. Dal 2023 Mirabilia diventa europeo, sottoscriviamo oggi un accordo con i francesi, ma sono già pronte nazioni come la Grecia, la Croazia, la Germania. Agli ottimi risultati del turismo nel 2022 fanno da contraltare i problemi degli operatori alle prese con l'impennata dei costi energetici e la difficoltà a reperire personale. Per questo le Camere di Commercio hanno varato un piano triennale di sostegno. Noi camere dobbiamo favorire sia l'arrivo dei turisti dall'estero, ma anche dire agli italiani andate alla ricerca delle tantissime bellezze del nostro paese come Genova. E per un turismo che guarda al futuro, l'ispirazione può venire dalla storia. Se noi guardiamo al passato, il Grand Tour, i viaggi religiosi, scopriamo che il viaggio era innanzitutto apprendimento, completamento della propria esperienza. Allora dobbiamo, secondo me, ripartire da lì, rileggere un rapporto col territorio che non è solo fruizione, estrazione, divertimento, ma è anche conoscenza. L'uso dei canali digitali e l'attenzione alla sostenibilità saranno i temi affrontati domani nell'ultima giornata dei lavori. Questo pomeriggio invece nel Salone della Borsa gli incontri business to business per gli operatori del food. È positivo il bilancio.